Pod per noi è un'abitudine e lo salutiamo con piacere, Don Gianni Toni, che è assistente ecclesiastico dell'Unitalsi Romana Laziale. Buongiorno Don Gianni, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno da Lourdes. Buongiorno da Lourdes, il treno bianco. Quante volte abbiamo accompagnato il treno bianco a Lourdes? Cosa significa per un volontario, per un membro dell'Unitalsi, per le persone che comunque si staccano dal loro lavoro, e ne conosco anch'io, no? Tutti noi abbiamo avuto l'occasione di incontrare persone insospettabili, usiamo a sproposito questo termine, fanno qualunque lavoro, però una parte della loro vita, probabilmente la parte più bella del loro anno, lo dedicano proprio a questa settimana a Lourdes, Don Gianni. Ecco, che cosa vedono i suoi occhi anche quest'anno, anche in questa occasione? Ma intanto io penso che prendere il treno del pellegrinaggio significa staccare la spina per fare la ricarica di fiducia, di speranza, di gioia, di serenità, perché attraverso questi giorni si ha una carica in più e soprattutto si ha la possibilità di capire che i valori grandi, i valori veri sono altri, e questo succede con tutti, con tutte le persone. Io ho sentito, appunto, che avete detto, persone tra le più insospettabili, potrei parlare anche di artisti, di attori, attrici, cantanti che hanno scelto di venire, giornalisti famosi che hanno scelto di partecipare come le persone più semplici, o i giovani che rinunciano a una vacanza spendendo poi più di 600 euro per fare una settimana di lavoro, gente che dorme pochissime ore per fare la nottata, assistere persone che di notte magari devono essere rigirate o non riescono a dormire se non c'è qualcuno magari che gli aspira. Ecco, allora io credo che diventa una lezione di vita formidabile, incredibile, e soprattutto la risposta di gente che vuole lasciare il mondo, nonostante tutto, in condizioni migliori di quello che l'ha trovato. Senta Don Gianni, proviamo a fare un piccolo esperimento con lei. Noi stiamo parlando di persone che hanno una malattia, che soffrono, no? Hanno delle pene comunque nel cuore, nel fisico, nel cuore e nel fisico, e cercano di trovare ristoro, cercano di trovare comunque modo di, ecco, di un'intimità che possa, l'intimità della preghiera, il clima migliore per poter stare meglio, no? Vista proprio questa grande partecipazione di molte persone, lei ha detto ci sono persone di qualunque estrazione sociale, di qualunque campo dell'economia, della vita, ma si potrebbe applicare anche per altre pene dell'uomo, non sono quelle del corpo, no? Ma anche, voglio dire, questo volontarismo straordinario che l'uomo dimostra di avere, perché non viene utilizzato di più durante tutto l'anno anche dentro le nostre città, non soltanto magari in occasioni come quella del treno bianco? Vorrei dire che questo c'è anche nelle nostre città. Quando finisce la settimana a Lourdes, queste persone tornano in ufficio, in banca, tornano a fare il giornalista famoso, tornano a fare magari anche l'attore e il cantante, e lo fanno con una carica diversa. Peccato però che su 60 milioni di italiani chi fa questa esperienza alla fine dell'anno sono 300, un milione di persone che magari vanno da soli eccetera a Lourdes, ma la stragrande maggioranza forse spesso passa accanto a queste persone e non se ne accorgono, distratte da tante cose. E quindi io ringrazio i mezzi di comunicazione, in questo caso e in questo momento Radio, che non è la prima volta che ci segue e soprattutto che stimola tante persone a guardare, ecco, le cose belle, a guardare i significati grandi della vita, al di là degli acciacchi fisici, morali, economici, aggiungiamo anche questo, che c'è sempre una speranza, convinti che dopo ogni notte torna sempre l'aurora. E questo è il messaggio che io vorrei lanciare a tutti. Se fosse possibile, quello che è la bottiglia mezza piena e non mezza vuota, come spesso siamo abituati a fare, diciamo, noi così genericamente in Italia.
Don Gianni, un'ultima cosa, non è naturale che non sia poi fondamentale, e lo dico perché è chiaro che il miracolo, e cioè la risposta, non possa essere così su domanda risposta, no? Evidentemente. Quindi il miracolo è certo, è il benvenuto, ma non sempre accade. E fuori da questo, abbiamo spesso parlato anche di come tornano le persone, i volontari e gli ammalati. Riesce a raccontarci un po' le loro emozioni nel ritorno, poi nel viaggio di ritorno del treno bianco? Ma io vorrei ricordare per esempio un ragazzo che per fare una settimana di vacanza è venuto a Lourdes, e quando ho detto agli amici di scuola dov'è che vai, è in Francia, non ha detto Lourdes, e poi parlando dopo questa esperienza quasi piangendo ha detto adesso vado a scuola e gli dico quella che è stata questa esperienza, quello che è stata Lourdes, e guai a chi parla, guai a chi mi dice qualcosa, perché io torno diverso e spero l'anno prossimo di portare qualcuno. E questo qui è diventato incaricato, giovane nella sua realtà, nella sua diocesi, si chiama da noi sottosezione, per portare altri giovani a Lourdes. Questo è il segno di speranza, questo è il piccolo miracolo, ma poi ci sono anche i miracoli veri, ma al di là di questo non interessa, perché io credo per esempio che avere in questo pellegrinaggio di quasi 1500-1600 persone, avere dei giovani che si pagano la loro quota eccetera, significa che questi giovani hanno dentro una carica enorme, si dice che domani saranno un perno anche per la società, una risposta, che saranno magari dei dirigenti d'azienda, magari dei sindaci, dei consiglieri comunali, con una carica in più, un'attenzione meravigliosa a determinate persone. Io ho conosciuto un assessore ai servizi sociali che aveva cominciato a fare il barelliere, e poi quando parlava così con la sua lista, il sindaco dice io mi dedicherò a quel servizio lì perché è quello più consono a me, è il mondo che cambia. Il miracolo allora è a vedere anche queste cose. Don Gianni, noi la ringraziamo molto, le auguriamo delle giornate così piene di emozioni come sempre, del resto. Grazie Don Gianni, a presto. Grazie a voi, un saluto da Lourdes.